ora abbiamo un comico. Ebbene sì, ora abbiamo un comico. Il concorrente Davide Cortesi della Gravida Production, o Gravida Production, o Gravità Production, che è performer, comico, attore, cabarettista, poeta, youtuber, stasera ci propone una poesia monovocalica comica. Per chi non lo sapesse, una poesia monovocalica è un testo nel quale tutte le parole che sentirete devono contenere un solo tipo di vocale. In questo caso la vocale E. La poesia che ci presenta si intitola Che belle tette. Come vedrete sono tutte E. Ed ora Davide Cortesi! Sì. Che belle tette! Che belle tette, sfere perfette, gemme tenere, perle eccelse, stelle eteree e leggere. Che belle menne, né tedesche né greche, né berbere né ebree, venete. Che pere, presenze belle rette, sebbene ferme, strette e represse. Che mele, vere, svelle, degne, zeppe e scelte recentemente. Che benessere vederle, sempre le stesse, dense, pregne e leggermente fresche. Escrescenze estese, terze, seste e belle spesse. Che bel vedere, belve tremende, serve plebe, segrete essenze settecentesche, nel presente pesche terrene nell'etere, mentre nell'Eden bellezze eterne. E perché benedette? Che presepe! Prenderle grezze e tenerle per sé, reggerle, spremerle, vederle crescere brevemente, vederle emergere nel gregge, premere per renderle esperte, perverse, severe, e per vederle splendere, che feste. Sembrerebbe che c'è gente per bene, credente, fedele, che se le vede sente febbre, sente le vene fredde, sente herpes e stress. Ebbene, sente l'es che emerge, mentre precede perenne le lente pene estreme. È l'es che deve gemere per spegnere le sete fremente. Ed esce erpesce, vede ergere era serpente, e sente che deve celermente spendere, sente che deve emettere certe creme, sente che deve secernere del seme. Ebbene, segue. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Allora, ora abbiamo il voto che è 3 sì con un gran per Davide Cortesi. Hanno istituito un premio giuria per l'associazione Peter Pan. Che avranno la possibilità di scegliere un laboratorio con lei in collaborazione con l'Eco Club con divertimento, gioia e contatto della scelta scegliendo tra le varie opzioni. Passiamo ora ai tre scelti dalla giuria. Abbiamo il comico Davide Cortesi, quindi aspettate, vi faccio l'elenco, quindi il comico Davide Cortesi, prego di salire qui. Poi abbiamo la cantante Cristina Zoppato, chiediamo di salire sul palco. E poi abbiamo Elia Girotto, chiediamo di salire sul palco. Abbiamo il comico, la giovane cantante e il giovane chitarrista Chris Pertega, ve lo ricordate?
Allora, adesso toccherà a voi. Io dirò il nome. È semplice, è semplice, è semplice. Nonostante loro, ma è semplice. Io dirò il nome, voi farete l'applauso alla persona che volete votare. È logico che se voi votate tutti e tre sempre, stiamo qui fino alle 4 di mattina. E no buono. Quindi cerchiamo di applaudire solo alla persona che vogliamo dare il voto. Credo di essere stato discretamente chiaro. Allora, voto per... come si chiamava il Che belle tette? Voto per Che belle tette di Davide Cortesi. Voto per Cristina Gioppato. Spero. Voto per il nostro chitarrista Elia Girotto. Direi che è abbastanza chiara classifica. Abbiamo il nostro terzo classificato, Davide Cortesi. Bravo. Seconda classificata, Cristina Gioppato. Bravo. E primo classificato, Elia Girotto.